La ditta Bartoli a Faenza, via Malpighi 42, è specializzata nella realizzazione di marmitte inox per fuoriserie Ferrari, Maserati, Lamborghini. La ditta Bartoli inoltre effettua montaggi ed installazioni di catalizzatori metallici per autovetture di serie di ogni marca. Parte bene la stagione agonistica delle Rani Team Faenza, al suo 18° anno di attività, ormai prevalentemente legata al Mondiale Rally, frequentato in maniera assidua dal pilota di punta Riccardo Errani. Con una veloce presenza in Val di Fiemme per la prima gara di campionato italiano Neve Ghiaccio, più che altro in preparazione di un possibile rally di Monte Carlo all'insegna della neve. Errani è partito per la prova di apertura classica del Mondiale Rally 2007, un Monte Carlo dal sapore romantico, tornato dopo 10 anni nella zona di Valence, con il ritorno alle prove classiche quali Bourzé, Saint-Bonnet, Saint-Jean-Royan, dove nelle attese per la gioia di milioni di tifosi pronti a colorare la parete delle speciali, si pensava all'evoluzione delle vetture da gara sulla neve e sul ghiaccio. Così come Errani lo pensavano i tanti big presenti del pubblico. Invece gli organizzatori del Monte Carlo 2007 hanno archiviato la gara come la più asciutta e strana della sua lunga storia. Le speciali pulite come quelle degli ultimi rally di Sanremo, con lo spettacolo offerto di certo inferiore alle attese, salvato dalla perfetta organizzazione della super speciale monegasca che domenica mattina ha chiuso la gara. Riccardo Errani, un tutto più precise. Errani, partito optando per la Mitsubishi Evo 9 anziché la consueta Skoda Octavia, sicuramente più in difficoltà sul fondo ghiacciato, ha patito oltremodo la scelta della vettura. Non solo perché meno performante sulle sinuose e veloci prove speciali, ma anche per un'interminabile serie di problemi tecnici che lo hanno pesantemente penalizzato. L'aver perso tutta la prima tappa per la rottura del circuito dei freni ha costretto l'equipaggio faentino Errani Casadio a patire una pesante penalizzazione in classifica. Ma Errani ha continuato a spingere con impegno, puntando decisamente ad arrivare a Monte Carlo, secondo una valutazione personale molto chiara. Il mio primo appuntamento 1987 a Monte Carlo. E dopo 20 anni siamo ancora qua, la prima volta ero con una Lancia, ora con una Mitsubishi. Certamente essere a Monte Carlo è sempre un punto importante, è sempre bene esserci, anche se comunque quest'anno l'hanno cambiato tanto dall'anno scorso, che l'anno scorso era più una vetrina, quest'anno si è ritornati ancora a questo tipo di gara con più problematiche per quanto riguarda l'assistenza e anche per la logistica. Però a Monte Carlo lascia sempre qualcosa di importante. È la partenza della stagione, tutti un po' la richiedono e anche come pilota è sempre bello farla. E in effetti proprio a Monte Carlo Errani ha dato il meglio di sé, portando la propria Mitsu a numeri di grande spettacolo. Per lui la soddisfazione di aver scaldato alla pari dei big il numeroso e competente pubblico presente. Yeah.
du rallye, plus de 20 participations. Per il resto Monte Carlo ha espresso le solite conferme. L'EB è di un altro pianeta, già a suo agio sulla nuova Citroën C4, non ha dato scampo agli avversari, seguito a distanza dal compagno di squadra sordo. Solo terzo Gronholm, quarto Atkinson con la Subaru, in attesa della nuova vettura prevista a marzo in Messico. Anno nuovo, stessa storia. E adesso tutti in Svezia. Gualandi Gomme, dove la scelta dei pneumatici per la tua vettura non è solo un aspetto commerciale, ma una precisa e curata scelta professionale. Oltre 20 anni di esperienza permettono al personale qualificato di Gualandi Gomme di individuare fra i migliori pneumatici Pirelli e Michelin quelli realizzati appositamente per la tua vettura e per la tua sicurezza. Affidati alla competenza e serietà di Gualandi Gomme, zona industriale Rovereta a Falciano di San Marino. www.gualandigomme.sm